Buonasera, un caloroso benvenuto a tutti dalla Palamano Carpi e dai suoi partner commerciali. Quarta giornata di ritorno, campionato Serie A Gold maschile, si affrontano Palamano Carpi e Cassano Magnago. Per la formazione ospite, con il numero 10 Moretti, con il numero 12 Monsardini, con il numero 14 Lazzari, con il numero 19 Saitta, con il numero 27 La Bruna, con il numero 29 Branca, con il numero 30 Bassanese, con il numero 43 Salvati, con il numero 44 Kabir, con il numero 67 Borghi, con il numero 77 Dorio, con il numero 85 Mazza, con il numero 91 Savini, con il numero 93 Riva, con il numero 99 Albanini. Coach Bellotti Matteo. Per la Palamano Carpi, con il numero 3 Cascone, con il numero 4 Neiri, con il numero 6 Serafini, con il numero 7 Soria, con il numero 8 Nocelli, con il numero 9 Carabulea, con il numero 10 Capitano Kesnik Casa, con il numero 11 Coppola, con il numero 12 Aifrei Selmi, con il numero 18 Aifrei Samà, con il numero 19 Dall'Oli Enrico, con il numero 26 Monzani Alex, con il numero 30 Sortino Gabriele, con il numero 94 il vice capitano Ceccarini Francesco, coach Serafini Davide, arbitri della gara Cardone Cardone. Buona pallavolo a tutti. Buonasera e benvenuti alla quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A Gol maschile. Si affronteranno i padroni di casa della Pallamano Carpi e gli ospiti del Cassano Magnago. La differenza fra le due squadre in classifica è di 12 punti. Cassano Magnago ha 17 punti, a meno 6 dal Fasano quarto, mentre la Pallamano Carpi con 5 punti sembra ormai condannata ai play-out retrocessione. Nei precedenti incontri il Cassano Magnago ha vinto 27-23 in casa contro il Campus Italia, mentre la Palamano Carpi ha perso di una lunghezza 32-31 in casa del Pressano. Oggi nuovo innesto fra le file della Palamano Carpi, Meiri Ayub. Siamo molto curiosi di vedere questo giocatore che non ha mai giocato in Italia e vogliamo vedere cosa combinerà sul campo. Arbitri della gara Cardone Cardone, coppia da anni nella Serie A, nel massimo campionato italiano. Oh, assolutamente di veterani. Tra le file del Cassano Magnago, Mazza spicca per le reti segnate, 103 gol in lotta per il titolo di capocannoniere. Tra le file della Pallamano Carpi invece Coppola con 86 gol e Casa con 81 gol si contendono il premio di top scorer della squadra. Ricordiamo, tra i pali della Pallamano Carpi manca il capitano Jan Jurina, che ha finito la stagione a causa di un brutto infortunio al crociato. Ci sono i fratelli Aifrei a difendere la porta della squadra di casa. Primo pallone. L'arbitro controlla che sia tutto a posto, fischietti in bocca e fischio d'inizio. È iniziata questa quarta giornata. Pallamano Carpi che, nonostante la sconfitta, è in un buon momento, viene da una buona prestazione contro Pressano. Sconfitta arrivata fuori tempo massimo, però coach Serafini si è detto contento della prestazione dei ragazzi. Cassano Magnago che invece arriva da una vittoria, quindi viaggerà sulle ali dell'entusiasmo dal risultato precedente. Intanto giro palla in attacco con Savini. Savini che fa salire ancora Savini dal palleggio, incrocio con ancora uno contro uno, palla che rimane lì, l'arbitro ferma per un'infrazione di piede, infrazione di piede su Mazza che ha provato a superare Coppola. Ancora Savini che si appoggia, Mazza ancora per Savini, molto forte uno contro uno, palla per Mazza sotto mano che si insacca sotto la traversa
bel gesto tecnico, molto bravo col polso a portare la palla in alto. Serafini scala verso destra, palla che arriva, c'è Carini toccato, sarà 7 metri ed esclusione per 2 minuti di Branca Filippo. Buon attacco del Carpi che arriva in velocità, fa uno scalare da sinistra a destra, arriva fino all'ala destra, c'è Carini che viene toccato dal primo difensore del Cassano Magnago che lo stende. 7 metri e 2 minuti, si appresta Coppola a sbloccare, a provare a sbloccare il risultato per i padroni di casa. Coppola contro Monciardini, Monciardini para, tiro molto forte ma non molto ragionato quello di Coppola, Monciardini è bravo, si fa trovare pronto. Ancora Savini in posizione di centrale a organizzare le manovre con Salvati in posizione di terzino destro. Saitta alla destra che sale dall'incrocio, ancora parte lo scalare con Savini che va verso destra, doppio pivot per il Cassano Magnago con però che ora torna fuori, serie di incroci, c'è Carini con l'anticipo, non riesce a tenere il possesso della palla. Cassano Magnago che di nuovo gioca senza portiere, no, decide di giocare con l'uomo in meno, attaccano contro uno dal palleggio per Savini, tiro che sembrava essere preda di Samai Frey, invece con una deviazione non è riuscito a mandarlo fuori dai pali. Ancora a scalare per Sortino, che è bravo, guarda il portiere e la piazza vicino ai piedi, difficilissimo da parare. 2-1 il risultato. Un buon attacco prima di Cassano Magnago che prima, come ha fatto in questa situazione, ha deciso per togliere il portiere e giocare in extra player. Dopodiché, giocando anche in un in meno, è riuscito a trovare un buon tiro dagli 8 metri con Savini. Quindi di nuovo è sceso Monciardini ed extra player. Parte Mazza. Mazza per Savini, che sempre predilige il palleggio uno contro uno. Attenzione, bloccato l'incrocio, arriva ora la palla a Mazza che salta secco Serafini, palla per Savini, ancora! Ancora una volta palla vicinissima al corpo di Eifrey che però non riesce. Data la ottima, l'ottimo tiro a parare, intanto penetrazione tra 1 e 2 di Coppola. Carpi che sta interpretando questa superiorità numerica con attacchi veloci, non appena viene subito il gol parte subito con la rimessa veloce dal centro, ancora palla che va verso destra, questa volta Coppola invece che scalare entra fra 1 e 2, spinto in salto ed è 7 metri, si appresta Ceccarini, Ceccarini una finta, palla morbida presa a due mani da Monciardini, questo è il rigore classico di Ceccarini, probabilmente Monciardini lo ha studiato e l'ha aspettato lì. Quindi seconda parata dai 7 metri per Monciardini, quindi questo doppio vantaggio del Cassano Magnago è sicuramente merito del suo estremo difensore che ha già neutralizzato due tiri dai 7 metri. Ancora Savini dal centro, dal palleggio, punta in uno contro uno, forte con le gambe, palla che scala fino a Saitta con pochissimo angolo ma con una grandissima elevazione, supera i Frey, intanto è di nuovo parità numerica. Coppola uno contro uno, fa salire Ceccarini, dal palleggio Ceccarini per Serafini, per Coppola di nuovo che fa salire l'ala, Sortino, bella azione, palla che arriva bene fino all'ala, Ceccarini stavolta spazio e segna la rete del 4-2. Ha mosso veramente bene la palla, la pallamano Carpi, e ancora una volta è riuscito con uno scalare ad arrivare al tiro Ceccarini, questa volta non toccato dal difensore e supera Monciardini. Fra le fila dei padroni di casa manca in campo Nico Casa, Nico Casa che in settimana ha avuto un problema in allenamento, quindi vediamo se potrà essere parte della partita, comunque non è stato rischiato dall'inizio. Savini uno contro uno mortifero, non lo tocca nessuno secondo l'arbitro e tira fuori dalla porta. Ora Carpi prova a sfruttare la situazione di superiorità, è rientrato però Savini, palla no look per Sortino che si prende l'angolo, palleggia, si allarga l'angolo di tiro, salta e supera Monciardini ancora dall'ala. 3-4 il risultato, incolpevole ovviamente Monciardini, tanto angolo per Sortino, bravo in questo caso Coppola a sfruttare la situazione di superiorità numerica dovuta al fatto che Savini era rimasto giù nell'attacco precedente. Ancora
manovra con Salviati, scivola forse Mazza, però riesce a prendere un tiro andando verso l'esterno da terzino contromano e supera Aifrey. Serafini scala per Coppola che supera il suo marcatore, tenuto per la maglietta, quindi non sarà tiro dai 7 metri, è 9 metri, però dato che c'è stata questa trattenuta sarà esclusione di 2 minuti per Mazza. Secondo 2 minuti in casa Cassano Magnago, dopo l'esclusione di Branca anche Mazza viene messo momentaneamente a sedere dall'arbitro. Quindi di nuovo situazione di superiorità numerica per i Carpi. Abbiamo visto che prima ha deciso di affrontarla facendo attacchi veloci, rimesse veloci e quindi cercando velocemente lo spazio. Ora però è costretta a partire da un attacco difesa schierata, vediamo come interpreterà. Doppio pivot al momento con Coppola, il miglior realizzatore della Pallamano Carpi, che si mette a doppio pivot. Serafini dal palleggio, palla di ritorno, Sortino fischiato sfondo perché il primo difensore è stato abile a scorrere lateralmente, a mettersi davanti a Sortino in traiettoria di tiro e a prendere questo importante sfondo. Vanificato l'attacco in superiorità numerica, rimane il punteggio di 3 a 5 per il Cassano Magnago. Di nuovo empty goal per il Cassano Magnago, quindi esce il portiere e si gioca un attacco in 6 contro 6. Savini dall'1 contro 1, incrocio, altro incrocio, palla che torna a Savini, di nuovo dal palleggio il Cassano, ancora Savini verso l'esterno, attacco che sta perdurando, alza il braccio del passivo, sarà 9 metri, braccio del passivo alzato, è già tornato fra i pali Monciardini, quindi ora Savini dovrà forzare probabilmente questo tiro, invece no, scalare fino all'ala e palla che non ne trova lo specchio della porta. Il tiro di Branca non trova lo specchio, però aveva trovato una buona situazione di tiro in inferiorità numerica. Ancora scalare, ancora per Sortino e supera Monciardini. Carpi sta muovendo molto la palla, palla che arriva fino alle ali e finora Ceccarini e Sortino sono stati perfetti in fase di tiro. Punteggio di 4 a 5 per il Cassano Magnago, Carpi che riduce il gap dopo la ottima difesa e il tiro dall'ala di Sortino. Di nuovo Salvati a organizzare, palla scalata, palla fuori, non c'è nessun fallo, nessuna infrazione, quindi Carpi può ripartire. Ancora superiorità numerica, non è ancora rientrato Mazza da 2 minuti, rientra ora. Quindi attacco in parità numerica. Puntalo dolce che lo mangi. Del Carpi che ha ridotto il gap, ora è sotto di una sola lunghezza con il possesso in mano. Chiamano a braccia larghe l'attenzione del direttore di gara, vorrebbero un passivo i difensori del Cassano Magnago. Coppola per Serafini, ancora Nocelli dal palleggio, palla subito per Coppola, doppio appoggio sul primo palo ed è pareggio, 5 pari. È il suo tiro, quello in doppio appoggio, arrivando lanciato. Monciardini si aspettava un tiro sul secondo palo, è partito prima, Coppola vedendolo ha tirato forte sul palo del portiere e siamo 5 pari. Ora Cassano Magnago che senza fretta organizza l'azione d'attacco, esce Dorio con un incrocio, ancora muove tanto la palla Cassano con Savini, prova l'uno contro uno forte, Savini è veramente forte l'uno contro uno, fumato il difensore del Carpi, mi è parso Coppola, non gli ha lasciato scampo. Nocelli incrocia per Coppola, chiuso, ottima difesa, ottimo rientro difensivo del Cassano Magnago. Carpi che ha provato ad attaccare velocemente la difesa avversaria, ma sono rientrati alla velocità della luce i giocatori del Cassano. Ancora ora Nocelli che organizza l'attacco con Coppola in posizione di terzino destro e Serafini oggi nello starting seven da terzino sinistro. Ceccarini per Serafini che fa salire Coppola, palla per Nocelli, ancora per Coppola, elevazione, tiro, era già lì Monciardini, era già lì, ha visto che il muro copriva il primo palo, è andato sul secondo e Coppola ha trovato la sua posizione, +1 Cassano Magnago. Monciardini
ottimo protagonista di questo inizio di partita, ha salvato due rigori e in un paio di situazioni di tiro si è fatto trovare pronto. Ancora Cassano Magnago che organizza, sale Dorio, salvati per Mazza, di nuovo cambi di posizione dei Cassano Magnago che portano all'uno contro uno di Savini. A quanto pare Cassano interpreta così l'attacco, allargare la difesa in zona centrale e far andare Savini in uno contro uno dal palleggio, che è veramente devastante. Sale Sortino, rallenta l'attacco ora. Rallenta l'attacco il Carpi, decide di giocare un attacco a difesa schierata. Ha provato di nuovo a ripartire velocemente dal gol subito, ma Cassano si è nuovamente fatto trovare pronto. Ancora Serafini, ora in posizione di terzino destro. Nocelli, gran botta, palla però alta sopra la traversa. Monciardini non trova la situazione di lancio per il contropiede. Allora Mazza dal palleggio. Mazza fortissimo verso sinistra. Superato Coppola, rigore e esclusione per i due minuti per Coppola. Sia Mazza che Savini dal palleggio puntano uno contro uno i difensori centrali, i due terzi della difesa carpigiana, e fino ad ora stanno avendo ragione. Due minuti quindi per Coppola e tiro dai 7 metri affidato a Mazza. Ricordiamo, prima di questa partita 103 gol per lui. Finta di tiro, Mazza supera i Frey, più 3, Cassano Magnago, 8-5 il risultato. Esce ai Frey Samà, si gioca la situazione di empty goal anche la pallamano Carpi. Sale il nuovo acquisto per la pallamano Carpi, Meiri Ayub in posizione di centrale con il numero 4. Muove la palla, ancora non ha nessuna fretta ovviamente la pallamano Carpi di giocare questo attacco in inferiorità numerica. Palla per Nocelli che fa salire Serafini, palo interno e ora porta vuota ed è rete. Rete da parte di Mazza. Pallamano Carpi che non aveva il portiere, quindi ha preso un rischio Serafini prendendosi questo tiro prima della sostituzione. Palla che va sul palo interno, torna pulita nelle mani di Mazza che senza problemi segna porta vuota. Più 4 Cassano Magnago. Sale Soria, Meri per Serafini, tre passi a scalare verso destra. Sale Ceccarini, è rientrato intanto ai Frey fra i pali. Scivola palla, è volato come un fulmine. E pallonetto morbidissimo di Saitta per il gol del più 5. Serafini, oltre a non aver ricevuto la palla, è andato con sufficienza a recuperarla. Non si è lanciato sulla palla vagante, quindi molto molto bravo il Cassano Magnago. Mi è parso con Branca a recuperare questa palla e a segnare in contropiede. Il gol del più 5. Di nuovo Serafini. Dal palleggio parte Nocelli. Bella palla, ma grandissimo anticipo, non c'è il portiere, la porta è vuota. Devastante Cassano Magnago in situazione di superiorità numerica. Più 6 Cassano Magnago, gol di Branca, 11-5 il risultato. Molto bravi in questa occasione ad anticipare il passaggio. Ora di nuovo parità numerica. Torna fuori dal campo Ayub Meiri. Carpi che ha preso una bella stangata in questo momento, parziale di 3-0 per Cassano Magnago con due gol a porta vuota e uno in contropiede, quindi psicologicamente un momento difficilissimo per Carpi. Bella palla schiacciata da Coppola direttamente a Ceccarini, che quando ha mezzo metro di spazio tende a non sbagliare. 6-11 il punteggio, Cassano Magnago ancora ampiamente in vantaggio, ma Carpi che batte un colpo dopo qualche minuto di sterilità. Gira palla al Cassano Magnago con Savini. Sale Dorio, palla per Salvati, Mazza. Salvati ancora per Savini che ancora gioca l'uno contro uno centrale. Bella palla direttamente all'ala e non sbaglia il tiro Branca. 12-6
e mi pare time out per la squadra di casa. 12-6 il punteggio, c'è un time out, andiamo in time out anche noi. Finito il time out, coach Serafini ha chiesto un minuto per rischiarire un attimo le idee ai suoi giocatori, che dopo un inizio di partita abbastanza convincente, che al netto dei due tiri dai 7 metri sbagliati ha visto una buona prestazione da parte della Pallamano Carpi, ha visto poi un qualche minuto di down totale e il primo provvedimento preso da coach Serafini è stato sostituire il portiere Samai Frey col fratello classe 2005 Selmi Frey. Attacco della Pallamano Carpi in parità numerica. Alcassano che aspetta in 6-0 i ragazzi della Pallamano Carpi. Sale Ceccarini dal palleggio, palla al pivot ma sotto fallo secondo il direttore di gara. Cassano Magnago chiede anche un'infrazione di passi ma l'arbitro ha fischiato prima un fallo, quindi 9 metri. Ancora Carpi che attacca sui 12 metri. Coppola fa salire Ceccarini. Ceccarini per Serafini, nuova per Coppola. Ceccarini a doppio pivot ora, Nocelli dal palleggio, palla per Coppola. Per Serafini ora. Coppola, uno contro uno, trova il varco. Durissima chiusura difensiva e tiro dai 7 metri. Non c'è esclusione per il difensore ma è stato un intervento molto duro. Si prende la responsabilità Ceccarini, che già prima è stato ipnotizzato da Monciardini ma vuole rifarsi. Finta di tiro, lo aspetta e palla schiacciata vicino ai piedi. 7-12. Carpi che ha tenuto un attacco lungo, organizzato, mentre fino ad ora Cassano, vediamo se si ripeterà anche adesso. Inizia l'attacco con una serie di incroci per allargare centralmente la difesa carpigiana e portare o Mazza o Savini all'attacco uno contro uno al centro della difesa avversaria. Ancora sale Dorio per Mazza, di nuovo eccolo Savini con tanto spazio per uno contro uno, se lo gioca Scalare, fermato subito contro Scalare. Mazza dal palleggio, chiuso bene, palla per Salvati, entra fra uno e due e trova Selmi Frey che risponde presente, anzi presentissimo, e para questo tiro in penetrazione. Nico Casa è entrato in campo, palla per Soria, molto alta, molto imprecisa, però sbaglia anche Monciardini, di nuovo Nico Casa dal palleggio, 2 contro 2, palla schiacciata, Soria si allarga lo spazio e palo di Soria con tantissimo spazio. Monciardini chiede scusa per l'errore sul lancio precedente, bravo in questa situazione Nico Casa, dopo l'errore nel passaggio al pivot a prendere dal palleggio spazio, allargare la difesa, dar palla a Soria che con tanto spazio solo sui 6 metri colpisce il palo e allora è di nuovo più 5 Cassano, 12-7 il punteggio. Savini doppio appoggio, la difesa lo aspetta sui 6 metri e lui non se lo fa dire due volte, tira e supera Selmi Frey. Ancora Nocelli, forzatissimo questo tiro, palla fuori di un metro, quindi più 6 palla in mano Cassano, ha affrettato decisamente troppo le manovre. Nocelli che tendenzialmente è un giocatore che mette equilibrio, che ragiona quando gli altri sragionano, in questo caso ha cercato una soluzione affrettata, forse un po' troppo. Ancora Cassano Magnago dal palleggio con Savini, bella palla per Dorio che non riesce a ricevere e poi da dietro tiene Nocelli
per provare a impedire la ripartenza. Nico Casa, tre passi e viene fermato dalla difesa. Non si è capito con Soria e glielo dice. Si spiegano Nocelli e Coppola e di nuovo attacco difesa schierata con Salvati che gioca come centravanti. Nico Casa vince uno contro uno, palla Nocelli che ferma l'attacco e poi trova spazio per Sortino con pochissimo angolo e soprattutto con poca rincorsa, perché la palla è arrivata molto lenta, riesce a superare Monciardini. Pallamano Carpi che oggi sta trovando fortuna nei tiri dall'ala, situazione di tiro che sta cercando di creare maggiormente rispetto a quanto fatto fino ad ora in campionato. Molto bravi sia Ceccarini che Sortino nell'occasione. Ancora Mazza in posizione centrale, sale Saitta dal palleggio, palla per Savini, due passi, tiro, quasi stacca la testa a Selmi Aifrey. Traiettoria centrale ora per Nico Casa che fa sparire il suo marcatore, ma poi cerca un passaggio al pivot molto difficile. Coppola ben difeso da Mazza, e allora si riparte a difesa schierata. Nico Casa era stato bravo, aveva fumato, lasciato sul posto il suo diretto marcatore, poi non è stato in grado di sfruttare la situazione di superiorità numerica appena creata. Nocelli in traiettoria centrale, incrocio per Coppola, palla per Nico Casa dal palleggio. Casa si prende un tiro, tiro sotto contatto, sotto fallo, e quindi 9 metri per la Pallamano Carpi. Ancora palla per Nico Casa dal palleggio, ha alzato il braccio del passivo, palla per Nocelli, fa salire Ceccarini, tre passi, tiro alto sopra la traversa, ma c'era stato prima un blocco irregolare e quindi blocco irregolare di Soria. Riparte dal possesso Cassano Magnago, comunque il tiro di Ceccarini era finito fuori dallo specchio, quindi non è stato influente questo fallo in attacco da parte di Soria. Entra Kabir, uno dei protagonisti della nazionale Under 21 insieme a Coppola. Di nuovo Cassano che manovra con grande calma per portare, eccolo, Savini del palleggio, palla veloce per Mazza, bomba sul palo e secondo l'arbitro toccata dal portiere, rumoreggia il Vallauri, ma questo è quello che ha visto l'arbitro di porta, e quindi si riparte con una rimessa a Cassano Magnago. Punteggio sempre di più 6. Doppio pivot ora per Cassano Magnago. Mazza, bello il movimento, tiro dai 7 metri fischiato dal direttore di gara, credo per difesa in area, ma non sono sicuro. Mazza contro Selmi Aifrey, tiro schiacciato alla sua sinistra, 15-8 il punteggio. Ancora Nico Casa in campo, nonostante gli acciacchi fisici è stato messo in campo da coach Serafini. Situazione di meno 7 per la Pallamano Carpi. Soria in post, palla che arriva a Nico Casa dal palleggio, sempre sotto fallo, trova lo stesso la forza per arrivare al tiro, ma tiro molto centrale, ben bloccato dal portiere. Ancora Nico Casa, sempre al palleggio, scalare a sinistra, cerca di nuovo fortuna dall'ala, Sortino che alza la traiettoria di tiro, questa volta però fuori dalla porta. Mi pare il primo errore al tiro questo di Sortino e risultato di più 7. Bravo in questo caso Monciardini a coprire bene lo specchio della porta, a costringere all'errore l'ala sinistra in forza la Pallamano Carpi. Ancora attacco lento e ragionato in una nella sua fase iniziale da parte di Cassano Magnago, che va a doppio pivot con Salvati. Savini per Mazza, Mazza uno contro uno, palla subito a Savini, bello uno contro uno, bella però la difesa di Soria che trova Nocelli. Nocelli dal palleggio, provano a trovare un buco, non lo trovano, rallenta le manovre, ma Coppola vince uno contro uno e tira fuori dal palazzetto, ma sotto fallo, quindi 9 metri
probabilmente gli era scivolata la palla in fase di tiro, è andato veramente alto. Chiamato lo spazzettone, si è bagnato per terra, quindi Carpi ha tempo di organizzare le manovre. Con Coppola che va a sedersi in questo momento e sale Miri in posizione di terzino destro. Nico Casa in posizione di centrale e Cassano che aspetta sempre in 6-0. Incrocio per Nocelli, palla pessima di Nocelli, pessima, molto bassa, molto difficile per Miri che stava facendo la traiettoria di incrocio, quindi palla persa, regalo della Palamano Carpi che sul meno 7 torna a difendere. Ancora Cassano che organizza, ancora con grande calma nella fase iniziale, doppio pivot, quindi Mazza e Savini si gestiscono l'attacco. Eccolo Mazza, ma che gol ha fatto, ma che gol ha fatto, col contatto di Nico Casa trova uno scatolino, veramente un gran gol questo, veramente un gran gol da 10 metri col contatto sotto l'incrocio, nulla da dire, non è un caso se lotta per il titolo di capocannoniere. Allora Meiri fa salire Soria, sale la difesa del Cassano Magnago, Nocelli dal palleggio, in qualche modo arriva palla a Ceccarini, palla per Nico Casa che rientra a destra. Nico Casa alto, 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 sta tirando spesso alto i giocatori della Palamano Carpi, però fuori dallo specchio della porta, quindi più 8 Cassano Magnago. Era partita bene la formazione di Casa, muovendo bene la palla in attacco, arrivando al tiro dalle ali per la prima metà, diciamo, di primo tempo, forse un po' di meno. Dopodiché Cassano Magnago ha dimostrato la sua superiorità, soprattutto con le sue due punte di diamante, Savini e Mazza. Mazza che scala, bello l'attacco di Salvati, entra benissimo fra 1 e 2, però tira fuori dalla porta, quindi può ripartire a Palamano Carpi con Nocelli. Incrocio per Nico Casa, dal palleggio cerca una soluzione difficile, però tante maglie di Cassano Magnago in quella zona, fallo della difesa. Ah, di nuovo Casa che organizza l'attacco, colpo in testa, l'arbitro chiama il collega, l'arbitro chiama il collega, da 2 minuti, 2 minuti per Kabir, 2 minuti per Kabir che mi sento di dire senza volontarietà, però è arrivato dritto sulla faccia di Nico Casa. Gli arbitri si sono consultati per capire se dare un cartellino rosso o un'esclusione per 2 minuti e hanno deciso per l'esclusione di 2 minuti. Protesta il coach della squadra di Casa, volevano probabilmente il cartellino rosso, ma non è questa la decisione dell'arbitro. Quindi ora doppio pivot per il Carpi che attacca in situazione di superiorità numerica con Nico Casa dal palleggio, palla di ritorno per Sortino che riparte con lo scalare per Casa, per Nocelli che entra bene fra le maglie della difesa del Cassano, ma trova un Monciardini in gran giornata, in gran spolvero, che neutralizza l'attacco di Nocelli. 25 minuti fai 8 gol, vinci poco. Esce di nuovo Monciardini e in situazione di inferiorità numerica giocano in situazione di empty goal. È salito Lazzari in posizione di centrale. Ecco la situazione di doppio pivot con Savini che però entra e riesce. Lazzari che cerca Savini che vince uno contro uno, Meiri lo porta verso l'esterno, Nocelli non aiuta e situazione di passi sotto fallo, quindi 9 metri, è alto il braccio del passivo, palla per Savini, rientra Monciardini in porta, bel incrocio per Mazza che atterra probabilmente secondo l'arbitro prima del palleggio e quindi possesso Carpi. Di nuovo doppio pivot,
palla persa in maniera incredibile. Palla persa in maniera incredibile per i Carpi con un normalissimo passaggio non difeso. L'arbitro dà un 2 minuti a Sortino perché mentre rientrava in difesa si è scontrato con un giocatore Cassano Magnago, mi sembra Lazzari ma non riesco a vedere, e quindi 2 minuti per Sortino. Comunque preoccupante la palla persa dalla Palamano Carpi in un normalissimo passaggio, non stavano forzando nessun tipo di situazione. Molto bravo comunque il difensore a uscire a recuperare questa palla vacante. Riparte dopo questa esclusione di 2 minuti per Sortino l'attacco del Cassano Magnago, che comunque gioca in situazione di empty goal, quindi vuole avere un uomo in più in fase d'attacco. Attacca dal palleggio Lazzari, fischiato un blocco irregolare. Blocco irregolare fischiato dal direttore di gara, quindi di nuovo 16-8. È rientrato Coppola al posto di Nocelli. E quindi attento che ruba. Tornate alla parità numerica. Carpi che però non toglie il portiere. Nico Casa forza un tiro dal palleggio. Monciardini legge bene la traiettoria ma riesce solo a deviare. 16-9 il punteggio. 16-9 il punteggio. Vediamo intanto alzarsi dall'olio, quindi probabilmente nella prossima situazione d'attacco giocherà l'empty goal anche la Palamano Carpi. Palla subito all'ala con tanto spazio e tira vicino ai piedi di Selmi Aifrey. Gol di Branca, 17-9. Entra dall'olio. Entra dall'olio, quindi situazione di 6 contro 6 in attacco. Meri incrocia per Soria. Ora diventa profonda la difesa del Cassano Magnago in questo tipo di attacchi. Coppola entra fra 1 e 2 e trova un tiro, un gol difficile, un tiro in una penetrazione esterna che riesce a schiacciare sul secondo palo. 10-17 il punteggio. Ancora Mazza dal palleggio. Buon blocco da parte del pivot Dorio. E quindi ancora tornata la parità numerica. Sortino nel rientro prova a rubare palla. Ora dal palleggio Lazzari. Mazza sottomano. Riesce sempre ad alzare questi tiri in sottomano. Tecnicamente è molto difficile, ma questa volta ha tirato alto sopra la traversa. Nico Casa vince un 1 contro 1. Viene tenuto da dietro da Kabir, che era appena rientrato, e torna ad accomodarsi in panchina per la sua seconda esclusione per 2 minuti. Quando si dice che la panchina è comoda. Molto bravo Nico Casa, sposta tutto il peso alla sua destra e poi rientra con uno scavalcamento a sinistra. Kabir, una volta vistosi saltato, si appende alla maglia dell'attaccante carpigiano. Attacco in superiorità per la Palamano Carpi. Meno 7 il punteggio a 1 minuto dalla fine del primo tempo. È la quarta esclusione per 2 minuti per il Cassano Magnago questa. 2 delle 4 esclusioni sono per Kabir. Attacca con calma Carpi. Soria in posizione di pivot fra 1 e 2. Dal palleggio Nico Casa, palla proprio per Soria che si gira bene e segna. Si sblocca anche Soria su una bella palla di Nico Casa. Chiaramente in situazione di inferiorità numerica la difesa deve concedere qualcosa. Hanno deciso di concedere palla, di concedere spazio al pivot, e quindi gol del meno 6. Time out chiamato da Cassano Magnago. Andiamo in time out anche noi.
finito il time out a 30 secondi dalla fine, in inferiorità numerica. Bellotti ha consumato il primo time out della sua partita per strutturare l'attacco in situazione di empty goal. Quindi sul più 6 Cassano Magnago orchestra l'attacco con Lazzari a doppio pivot. Molto fermo Savini in questo attacco e ora decide di andare dal palleggio. Savini, bel gol, bel gol. Non c'è il portiere però che rientra ora, non se la rischia. Bravo Savini in situazione difensiva. Bravo anche Soria a cercare il tiro e non c'erano tante alternative, ma si fa trovare pronto Monsardini. Finisce la prima frazione di gol tanto a poco, ovvero 18-11 per la Palamano Cassano Magnago. Fine primo tempo, ci vediamo all'inizio della ripresa.
Il punteggio di 18-11 per Cassano Magnago. Cassano Magnago che ha sfruttato tanto i suoi due esterni, Savini e Mazza. Palamano Carpi che ha avuto grandi fortune coi tiri dall'ala, un po' meno coi tiri degli esterni. Situazione ancora in superiorità con Nocelli che scala per Ceccarini, pochissimo angolo, e si fa trovare pronto il portiere Monciardini. Ceccarini ha preso lo stesso il tiro nonostante la difesa si fosse mossa molto bene. Il tiro è arrivato appunto da un angolo stretto e Monciardini è stato bravo a neutralizzare il tiro di Ceccarini, che fino a questo momento mi pare non avesse ancora sbagliato un tiro. 5-1 la difesa della Palamano Carpi, che prova a cambiare qualcosa per cercare più fortuna rispetto alla prima frazione. Uno contro uno dal palleggio, intanto palla che arriva a Savini con tanti passi, mi è sembrato, ma fuma Nico Casa e la mette sotto l'incrocio per il più 8 Cassano Magnago. Palla per Casa, dal palleggio cerca Soria, vistosamente tenuto da Mazza, che cerca anche di protestare col direttore di gara ma termina con un sorriso. 9 metri Palamano Carpi, quindi Nocelli, Meiri in posizione di terzino destro. Palla per Nocelli, difesa aggressivissima ora del Cassano Magnago. Meiri fa salire Ceccarini. Ceccarini, palla diretta a Nico Casa che cerca il centro dell'attacco e trova un tiro in mezzo a molte maglie del Cassano Magnago. C'erano 4 difensori su di lui. Tiro che arriva smorzato fra le braccia del portiere. 9 metri per il Carpi. Palla per Nocelli che fa uscire Soria. Nico Casa da fermo per Meiri, ha alzato il braccio del passivo. Bella palla, ma non precisissima. E allora Soria non può arrivare, Saitta aspetta e segna il 20-11. Partita che è ripresa sulla falsa riga del primo tempo. Palla in mezzo alle gambe per Soria, bellissimo passaggio di Nico Casa, Soria si riesce a girare, il tiro va fuori dalla porta ma sotto contatto con la difesa, quindi 7 metri. Nocelli va a prendersi il pallone. Nocelli contro Monciardini. Dai, Lorenzo! Grande prestazione di Monciardini fino ad ora. Serie di finte e palla in fondo al sacco. 12-20. Primo gol della Palamano Carpi in questa ripresa. Ancora 5-1 per la Palamano Carpi, con Ceccarini aggressivo sul centrale del Cassano Magnago, in questo momento Mazza. Savini non dal palleggio, ma palla veloce per Mazza che incrocia. Ancora Savini, Mazza dal palleggio questa volta, Meiri insieme a Nico Casa lo aspettano, 9 metri. Cassano che deve riadattarsi al cambio di difesa della Palamano Carpi. Sfondo fischiato sul neo entrato Monzani, prima partita direi per lui in questa stagione. Bella palla di Nocelli per il bel taglio di Sortino. Monciardini a da ridire con i suoi difensori, tiro di Sortino pulito sotto le gambe o comunque vicino alle gambe di Monciardini. Meno 7 Carpi. Esordio quindi per Monzani, pivot classe 2001, finora molto impegnato nel campionato di Serie B. Attacco del Cassano con Ceccarini sempre lì davanti a dar fastidio. Dal palleggio Savini, molto forte su uno contro uno. Palla per Mazza, che gol che ha trovato Mazza. Gran gol di Mazza che evita il muro e trova un tiro forte a fil di palo. Samai Frey ancora non riesce a raggiungere il pallone. Questo tiro. Attacco ora con Monzani che esce in post. Palla per Nico Casa, doppio appoggio da 10 metri. Portiere da una parte, palla dall'altra.
ma è ancora meno 7. È ancora lunga la rincorsa per la Palamano Carpi. Serafini dà indicazioni alla difesa. Da lì deve lavorare la Palamano Carpi per riprendere la partita. E allora cambio di posto con Savini in posizione di terzino sinistro. Mazza che va vuoto, c'è Carini e da lì salvati, non sbaglia. 22-14, cioè Carini ha provato un anticipo ma non gli è riuscito, quindi situazione di superiorità ben sfruttata dal Cassano. Seccarini per Meiri, Nico Casa, Nocelli scala per Sortino, ha tanto spazio, è stato in area un giorno, ha avuto il tempo di vedere che Monciardini abbandonava il primo palo e lo ha punito lì. 22-15, una serie di buoni attacchi della Palamano Carpi, non altrettanto performanti le difese. Difesa! Ancora Carpi che conferma la difesa in 5-1, vuole evitare che gli attacchi del Cassano Magnago partano con degli 1 contro 1 in posizione centrale. Dai, difendere! A Savini, ancora salvati, passaggio. È gratis! Passaggio sotto fallo. E quindi 9 metri. Dorio per Mazza, cerca e trova Dorio, grande difesa di Meiri con Aifrey che trova in qualche modo Sortino che mette a sedere, salvati, e trova la rete, la rete del meno 6. Grande difesa di Meiri. Dai, difendere! Dai! Quanto era morbido quell'ansia. Meiri che penso che abbia circa la metà dei chilogrammi di Dorio, ma che è stato bravo a posizionarsi e a lanciarsi su questo passaggio rivolto al pivot. Dai, cerca, dai! Ancora Savini, questa volta palla per Dorio che viene gentilmente accompagnato alla porta da Nico Casa, 9 metri. Tanto spazio per Salvati che però non gioca l'uno contro uno. Palla che arriva a Savini, ha alzato il braccio del passivo. Palla per Dorio che trova ancora un'ottima difesa di Meiri. È costretto a un tiro un po' forzato e si fa trovare pronto questa volta Samai Frey. Ora c'è entusiasmo fra le file dei padroni di casa. Nocelli ha cercato sotto fallo un passaggio al pivot ma non è andato a buon fine. 9 metri, Meiri per Casa, bella palla per Monzani, 7 metri, Monzani si è trovato senza maglietta per la trattenuta di Mazza e quindi sarà 7 metri, entra Riva al posto di un Monciardini che per ora aveva direi un 50%, quindi stava andando bene, ma viene preferito Riva. Nocelli dalla linea dei 7 metri, prima finta e palla dai, morbida si insacca per il meno 5 Carpi. Parziale positivo per il Carpi, mi sento di dire, è guidato da un'ottima fase difensiva di Meiri in posizione di centro dietro, che nonostante non abbia il fisico di Nico Casa o del più Dorio, ma sembra molto bravo nelle letture e molto intenso. Mamma, che bello uno contro uno! Che bello uno contro uno che ha fatto l'attaccante del Cassano Magnago, Lazzari. Ed è il gol del più 6. Molto bravo Lazzari nell'uno contro uno. Ha fumato nettamente il suo diretto avversario. Intanto momento di confusione con il tavolo, con coach Bellotti che si spiega con il tavolo, forse non so, ha in mano il cartino del time out, non riusciamo a capire i motivi di questa interruzione, forse un cambio irregolare, forse un time out chiamato, non si capisce. Siete sempre i soliti! Attimi di confusione.
Bravo Short. Vediamo delle proteste da parte della panchina. Poco Forse chiara. Tortellini. Oh, sta con ora siamo qua. Oh. Poco chiara la situazione, ma ci sono grandi proteste da parte della panchina del Cassano Magnago, ma è una vergogna! Non riusciamo a capire cosa sta succedendo. È una vergogna. Continue proteste. Quindi, date le proteste, immagino si stia parlando di un possibile provvedimento che non vada a favore del Cassano Magnago. Non siamo porta a porta. C'è un 2 minuti, mi pare. 2 minuti alla panchina, al coach Bellotti. Forse c'è stata un'infrazione in una situazione di cambio. Forse il difensore è entrato magari prima dell'attaccante che è uscito, ma non è chiaro. Fatto sta che il verdetto è un 2 minuti alla panchina del Cassano Magnago. Oh, bella shot quella. Superiorità numerica per la Palamano Carpi. Che però stava giocando sulle ali dell'entusiasmo di una serie di gol consecutivi, ma ora tutto smorzato da questa situazione arbitrale. Situazione che, ripetiamo, termina con un 2 minuti per il Cassano Magnago, per la panchina del Cassano Magnago, che quindi giocherà in inferiorità numerica. Ancora chiacchiere fra l'arbitro e il tavolo. Dai Noce! Dai Lorenzo, dai! Riparte il gioco. Dai, dai, dai. Questa volta sembrano non andare a doppio pivot. Ora sì, ci vanno Celli. Nico Casa dal palleggio, palla per Ayub, Meiri. Passi di Meiri. Buona situazione d'attacco sfumata. Devastante per me quei passi lì. Poteva essere il possibile più 5, ma è stato sprecato la superiorità numerica. Meriti anche al Cassano con questa difesa aggressiva, anche in situazione di inferiorità, che ha portato all'errore. Difendiamo, dai. La palla a mano Carpi. Empty goal per il Cassano Magnago. Quindi rischia l'attacco senza portiere. Lazzari dal palleggio, tenuto forte da Meiri. Sempre empty goal. Di nuovo Lazzari. Passi! Passi! Ha alzato il braccio del passivo. Savini scala. Oh, non ne ha toccata una. Ed è gol di Branca. Molto bravo oggi Branca al tiro. Non ne ha toccata una. Di nuovo Carpi in attacco con la situazione di doppio pivot. Nico Casa salta, palleggio. Palla per Meiri che fa salire Ceccarini. Angolo 0-0-0. Ma palla che piega le dita di Monciardini ed entra. Monciardini brontola con se stesso, perché questo non era un ottimo tiro preso in situazione di superiorità numerica, ma il risultato è stato quello cercato dalla Palamano Carpi, quindi il gol del meno 6. Ancora Ceccarini aggressivo su Lazzari, con Savini in posizione di terzino destro. Lazzari dal palleggio cerca di entrare fra Nico Case e Meiri. Buona scelta. Trova la porta chiusa, ma probabilmente non ha nessuna fretta data la situazione di vantaggio e di inferiorità numerica. Sfondo fischiato a Mazza su Nocelli. Mazza non è affatto d'accordo. Probabilmente riteneva che Nocelli non fosse fermo con i piedi, ma fosse in movimento. Ceccarini, palla forzata, ma sotto fallo. Nico però ricarica, dai Cristo, sei fermo. Quindi 9 metri, ristabilita la parità numerica. Risultato sempre di più 6, 24-18. Chiama lo schema Nocelli in posizione di centrale. Dai ragazzi, dai! Dai!
Nocelli per Monzani, Meiri vede Nico Casa, palla per Monzani, gran ricezione, si gira bene, supera l'estremo difensore, grande esordio per Monzani che è riuscito finora a prendere tutti i passaggi di Nico Casa, passaggi non certo morbidi, non certo delicati, ma anche gli anni, i diversi anni passati insieme nella pallamano nonantola, si vede che hanno portato a un grande feeling fra i due. La difesa si apre ed entra Lazzari come una lama rovente nel burro e trova di nuovo il gol del più 6. Sicuramente errore di lettura difensiva della pallamano Carpi che ha lasciato un buco enorme in zona centrale. Nico Casa, due passi sotto mano, meno 5. Esce Nocelli ed entra Coppola. Nocelli non contento della sostituzione, spiega a coach Serafini che se la sentiva, stava bene. Dai, ma difesa! È il momento di Coppola. Dai, difendere, dai! Ceccarini sempre altissimo sul centrale, in questo caso Lazzari, che cerca il posto di Dorio. Dai, difendere! Dai, palla per Mazza che trova Savini, tanto spazio, cerca e trova il grande gol di Saitta. Saitta è un'ala devastante, se gli viene lasciato questo spazio non sbaglia mai. Nico Casa spolvera l'incrocio dei pali, grandissimo gol di Nico Casa, che manda a quel paese gli schemi e decide di giocarsela così. Ora 4 più 2 su Mazza e Savini, guardati a uomo da Sortino e Ceccarini, quindi si avvicina Mazza, situazione di 9 metri, Mazza allarga, scivola Lazzari e viene fischiato passi, time out, molto bravo Bellotti, molto bravo coach Bellotti che chiama il time out prima che venga fischiato fallo, grande merito del coach di Cassano Magnago e andiamo in time out anche noi. Come non detto, il tavolo aveva chiamato time out, ma l'arbitro Cardone dice che è successo tutto dopo il fischio e quindi il possesso viene passato alla pallamano Carpi, non c'è time out e quindi comunque una menzione di merito a Bellotti che, accortosi della situazione, aveva provato la gran giocata, ma il direttore di gara Cardone dice che non è così. Quindi palla sul meno 5 in mano a Carpi che cerca un possibile meno 4. Ferma al tempo l'arbitro, probabilmente il cronometro non amico del Carpi ultimamente, non è allineato fra arbitro e tabellone. Sbagliando sul palo. Come credo da regolamento, l'arbitro ha allineato il cronometro del tabellone con quello del suo orologio. Tempestivamente. Nico Casa, forzatissimo, però chiede un fallo che non arriva. Quindi brutto possesso della pallamano Carpi che aveva la possibilità di andare sul meno 4 e rimane dai sul meno 5. Adesso. Dai difendere! Difesa il 4 più 2 confermata per il Carpi, time out per Bellotti e questa volta per davvero andiamo in time out anche noi.
Terminato il time out della squadra ospite, 26-21 il punteggio per il Cassano Magnago. Cambio fra i pali, rientra Selmi Aifrey al posto del fratello Samai Frey, mentre Nocelli ancora in panchina. Dai difendere, dai! Ora è 4 più 2, rientrato Kabir che ha doppio esclusione di 2 minuti. Lazzari, grande uno contro uno, ma Coppola lo tiene. Dai difesa adesso! Ancora Kabir e Lazzari a giocarsi questo attacco. Bella apertura e ancora segno Branca. Non ne sbaglia una Branca oggi. Implacabile dall'ala. 27-21 il punteggio. Ben gestito l'attacco da Lazzari, che approfitta della difesa ovviamente larga data la situazione 4 più 2 e trova un tiro dai 6 metri con Branca, oggi veramente implacabile. Coppola va a prendere Ceccarini che sale dall'ala, palla per Nico Casa che si ferma e prende un fallo, non si è capito coi compagni di squadra probabilmente. 9 metri per Palamano Carpi. Monzani per Casa che palleggia, cerca Coppola, Miri fa salire Ceccarini. Ceccarini palla forzatissima, forzatissima e difesa da Cassano Magnago, che gioca la palla del possibile più 7. Dai difesa ragazzi! Ancora 4 più 2 Carpi. Lazzari cerca e trova spazio, ma Meiri lo tiene lì. Savini per Lazzari che non trova l'incrocio e viene fischiato passi. Non sono sicurissimo fosse passi, sicuramente è brutto da vedere, ma l'arbitro ha deciso per l'infrazione di passi. Palla per Coppola che supera in uno contro uno e riesce a tirare sotto fallo, si fa trovare pronto ancora Monciardini. 9 metri. Casa, inizia l'attacco, incrocia per Coppola che aveva spazio per il pivot ma decide di non servirlo. Non si è capito se è stato fischiato 9 metri o 7 metri, ma c'è un 2 minuti. 2 minuti per Mazza, è il secondo per lui. Secondo 2 minuti per Mazza ed è 9 metri. Cardone indica la riga tratteggiata dei 9 metri, quindi non è un rigore ma semplice 9 metri. Rientra Soria al posto di un ottimo Monzani che però torna a entrare perché la superiorità numerica verrà sfruttata o provata a sfruttare con il doppio pivot. Quindi Soria e Monzani in situazione di doppio pivot. Attacco che parte sempre da sinistra con Nico Casa a gestire le manovre, palla schiacciata ma non si riesce a liberare. Monzani, contropiede e non sbaglia neanche questa volta Branca. Velenosissimo questo gol del Cassano che in inferiorità numerica trova un bel contropiede per il più 7. Casa, palla per Coppola, palla bruttissima per Ceccarini che in qualche modo la tiene in campo. Ancora Casa per Coppola che entra fra 1 e 2, la molla piano, la molla bene ed è il gol del meno 6. Attacco un po' sconfusionato questo della Palamano Carpi, ma che trova la penetrazione di Coppola che morbido trova anche il gol del meno 6. 12 minuti alla fine. 6 lunghezze di vantaggio per il Cassano che ora organizza l'attacco. Bella palla per l'ottimo Dorio che riceve, si gira e segna. Più 7 Cassano. Ancora situazione di doppio pivot. Murato il tiro di Nico Casa, sarà angolo. Coppola per Casa,
palla elegantissima per Soria, che però non riesce a prendere posizione, quindi ottima difesa di Saitta, sarà solo 9 metri. Palla di nuovo schiacciata per Monzani, che si gira bene e trova il gol del meno 7, no, meno 6, scusate. Palla sotto le gambe che prima ha condannato Carpi a un contropiede, ora trova pronto il pivot carpigiano ed è meno 6. Dai difesa! Carpi che torna in 6-0, quindi abbandonata la difesa in 4-2. Arriva Lazzari in velocità, punta in 1-1. Dai. Trova Savini ora, attacco esterno. Difendere, bravi, dai. Buona difesa del Carpi, braccio alto e passivo. Lazzari attacca e trova Savini, non lo trova, 9 metri. Regalo! 9 metri con Dorio per Savini, palla per Lazzari, palla fino all'ala, angolo. Finiti i passaggi. No, blocco irregolare, penso fossero anche finiti i passaggi, ma ha fischiato blocco irregolare, quindi parte in attacco Carpi con Soria, tiro dai 7 metri. Bella palla di Nico Casa. Bella ricezione di Soria che si gira e sotto fallo aveva uno zainetto in spalla, che era un giocatore Cassano Magnago, e quindi tiro dai 7 metri per il possibile meno 5. Ci va Ceccarini. Ceccarini, quando non prova la sfoglia sopra la testa, spesso segna dai 7 metri, quindi gol del meno 5. Cos'è la sfoglia? La sfoglia è un tiro morbido che passa sopra la testa del portiere. Se il portiere è molto alto può anche accarezzare la testa del portiere. Ancora 6-0 per il Carpi, che prova a cambiare difesa per confondere forse l'attacco di Cassano Magnago. Mazza dal palleggio per Lazzari, sfondo, no scusate, difesa in aria, giusta a mio parere l'interpretazione del direttore di gara. Meiri, visto che si era accorto che il suo compagno di squadra era stato superato, ha provato a chiudere ma passando, secondo i direttori di gara, dentro l'area, quindi tiro dai 7 metri. Selmi ai frei contro Mazza. Mazza che è un grande specialista nel tiro dai 7 metri. Dai Selmi! Dai Selmi! Mazza parato! Parato da Selmi ai frei! Parata importante per le speranze della Palamano Carpi. Nico Casa colpisce il portiere, palla che arriva morbida su Soria che lo supera, dormita della difesa del Cassano Magnago. Soria ha il tempo di aspettare questa palla che con tre rimbalzi esce dall'area dopo l'ottima parata del solito Monciardini, e Soria aspetta la palla, si tuffa e tira sopra la testa dell'estremo difensore, gol del meno 4 nella ripresa. Non era mai arrivata a meno 4 la Palamano Carpi, quindi dai, sicuramente dai, giocherà dai. Con l'entusiasmo, si è fumato Soria che non l'ha nemmeno sfiorato, e Mazza è riuscito a segnare subito il gol del più 5 Cassano. Fallo ai danni di Nico Casa, ma Mazza è stato veramente devastante. E Soria, dopo l'ottimo gol in fase offensiva, non è riuscito a fermare uno dei migliori marcatori del nostro campionato. Time out Carpi, andiamo in time out anche noi.
Dai, dai, dai! Alle terminato il time out per la squadra di casa, che deve recuperare 5 reti in 8 minuti. Un'impresa molto molto ardua, ma devono provarci i padroni di casa. Con la palla del meno 4 in mano, del possibile meno 4. Ancora Nocelli tenuto a sedere, questa volta è Meiri in posizione di centrale. Meiri per Coppola, ora difesa molto aggressiva su casa. Coppola fa salire Ceccarini, che da ala cerca e trova uno spazio per il tiro. 9 metri, ha esitato un po' l'arbitro a fischiare, ma ce l'ha sembrato evidente. 9 metri per i Carpi, il cronometro scorre. E allora Nico Casa prova a giocarsi 2 contro 2, palla Meiri, ben difesa da Saitta. Meiri per Casa, braccio alto del direttore di gara, pessimo passaggio di Nico Casa per Coppola, che ora palleggia, 3 passi, salto e tiro! Ma che gol ha fatto! Da terzino contromano, dopo aver raccolto una palla che rimbalzava dai 15-16 metri alla porta, fa 3 passi, palleggio, 3 passi e spara sotto l'incrocio. Grande gol di Coppola, meno 4. Carpi che ci crede, anche se 7 minuti sono tanti, ma non tantissimi, quindi c'è da difendere forte per i padroni di casa. Savini, uno contro uno forte, palla che scorre verso destra, mazza per Savini. Savini ben difeso da Soria, che con energia ferma l'attaccante del Cassano Magnago. Passivo, quindi già 2 passaggi effettuati, ma la palla è già nelle mani in cui deve essere, quelle di Mazza, che si prende un 9 metri. 2 passaggi già fatti. Palla per Mazza, esce forte Coppola, altro 9 metri. Quarto, eh? 2 passaggi. E ora un bel muro a 2. Mazza, un passo, salto, tiro. Ha saltato dalla riga rossa, che penso sia posizionata a 12 metri dalla porta. Ma Selmi e Frey ha comunque deciso di battezzare. E palla messa morbida morbida nel palo in cui non c'è il portiere. Più 5. Coppola per Meiri. Coppola. Palla per Nico Casa. Ancora Coppola per Meiri. Uno contro uno. Vinto, ma sotto fallo cerca un tiro difficilissimo. 9 metri. La punta Mazza. La punta. Nico Casa. Palla bellissima per Coppola, che si prende tutto lo spazio di questo mondo e segna sopra un incolpevole Monciardini il gol del meno 4. Meno 4 per la palla a mano Carpi, con Cassano Magnago che però riesce sempre a essere molto incisivo in attacco e soprattutto è bravo a tenere lunghissimi i suoi attacchi per chiaramente far scorrere il cronometro. Savini, incrocio per Mazza, per Savini, palla scalata all'ala e non sbaglia mai. Branca, grandissimo protagonista della partita e di questo secondo tempo, con il gol del più 5. Coppola esce zoppicando ed entra Serafini. Serafini, scalare verso destra per Ceccarini, che risale. Ceccarini per Serafini, palla per Nico Casa, che accentra anche lui l'attacco e poi va a prendersi un tiro difficilissimo e a segnare un tiro difficilissimo. Gol del meno 4, ma il cronometro scorre. Meno 4 Carpi e quindi ancora una volta ha trovato, grazie a Nico Casa, la soluzione in fase offensiva. Vediamo se troverà delle contromisure anche in fase difensiva. Passivo! Savini. Passivo! Savini si beve Serafini, allarga lo spazio per Salvati, che tira dai 6 metri ma trova la traversa, quindi
opportunità del Carpi per andare sul più 3, sfruttata male, ma l'arbitro fischia un fallo, quindi 9 metri. È sembrato un fallo generoso. Serafini si era preso un tiro veramente veramente forzato, ma l'arbitro ha concesso una seconda opportunità alla Palamano Carpi. Carabulea, che questa volta sì, sotto fallo ma non fischiato, regala palla agli avversari e chi se non Branca a chiudere definitivamente la partita. Carpi ora accelera le manovre. Carpi che paga sicuramente un primo tempo pessimo, nella ripresa ha cercato di rimanere in partita ma si portava sulle spalle 7 gol di scarto. E ora Mary per casa, finta di passaggio e palla elegantissima per Monzani che riceve, mi è sembrato fosse un 9 metri. Non è rigore, direttore. Monzani è riuscito a ricevere palla, a entrare in area in slancio e a tirare dietro la schiena, ma l'arbitro ha fischiato 9 metri. Palla per Nico Casa che vorrà sicuramente accelerare ma non trova lo spazio per il tiro, allora serve Carabulea, ha alzato il braccio del passivo. Carabulea con tanti passi si prende un tiro che finisce sul palo, non è fallo e quindi palla a Cassano Magnago che sul più 5 a 2 minuti dalla fine può stare molto tranquillo per quello che è. Sono i 2 punti che sono venuti a conquistare al Pala Vallauri. Ancora Cassani in attacco, è entrato anche la Bruna col numero 27 per questi ultimi 2 minuti di garbage time. Lazzari, Savini ancora in campo invece con la Bruna che prova uno contro uno, viene fermato bene da Coppola, ma guarda il tempo scorrere. Cassano Magnago con Lazzari, palla all'ala, passivo, alzato il braccio del passivo, quindi Lazzari va a prendersi questo bel 9 metri per il Cassano Magnago. Ancora direi 3 passaggi a disposizione, palla per Lazzari che cerca la Bruna che salta, tira e supera Selmi Aifrey con il gol del più 6, ennesimo punto esclamativo della partita con Casa che forza ancora questo tiro, ma ormai si gioca solo per dovere di cronaca. E quindi Nico Casa per Monzani che si prova a girare, non ci riesce, questa volta sì, 9 metri. Mancano 10 tiri. Nico Casa, attacco esterno, ben difeso, ottima difesa di Savini, fallo generoso, fischiato ai danni del Cassano Magnago e quindi ancora Monzani che decide di è importante questa linea. Andare in posizione prima di battere. Palla cercata per Sortino, ma una leziosità che verrà probabilmente punita dal gol di Saitta, gol del definitivo 35-28, grande vittoria del Cassano Magnago che fa un primo tempo da schiaccia sassi e nella ripresa gestisce il vantaggio. Più 7 Cassano Magnago che porta a casa i 2 punti del Pala Vallauri. È stata una bellissima partita, grazie a tutti dell'ascolto.